grazie. Massimo. È la canzone che chiude questo album ed è l'ultima canzone di Corpo Estraneo che abbiamo ascoltato questa sera, La voce dell'amore. Adesso vorrei qualcuno che venisse con me sui gradini per prendersi insomma una sorta di responsabilità, perché tra poco, quelli che stanno guardando Video Italia Solo Musica Italiana, per chi ci sta solo ascoltando, commenteremo a viva voce queste immagini. Visto che insomma i vostri tour sono sempre lunghi, densi di impegni, di spostamenti, ci sono dei momenti poi di riposo, di allenamento, no, non mi dire che è quello che penso. Non so, tipo che si gioca a calcetto, non lo so cosa può essere venuto fuori. Beppe addirittura si volta, secondo me non vuole assumersi responsabilità. No, anzi. Vuoi guardare di là? Noi chiediamo di far partire le immagini, poi mi raccontate, che tra l'altro credo che ci sia una corresponsabile di queste immagini, giusto? Due. Fiorella, Matteo che giocava. E se no non avrebbe mai misericordia. Eccovi qua. Questo allora, intanto saluto Fiorella, anche perché sarà lei a dare tutte le date giorno per giorno del tour dei Nomadi. E allora, le magliette sono quelle di Radio Italia, se non vedo male, da una parte. Ma guardali. No, su. Ma saranno belli. Sì. Sì, ma voi avete mai visto dei giocatori giocare con gli occhiali? Da sole, poi c'è da divi, ecco, davvero. Beh, Cico, devo dire che la magliettina gialla e verde e blu. E chi è quello? Beh, il pallone verde fosforescente, ma sei impazziti. Vabbè, però calcetto proprio, insomma, in che luogo eravate del mondo? Eravamo a Eboli. A Eboli. Sì. Ah. Ragazzi, chi era il porta lì? Grande l'uomo, no, un po' veloce queste immagini. Aspetta, se bastavi oggi le comiche, ma vi sfoga poi questo? In effetti, guarda, io non lo so, perché di solito io dormo quando loro giocano, fanno queste cose, quando si divertono così. Massimo, pensaci tu a commentare. Il calciatore, Massimo, ti vuoi prendere un attimo la responsabilità di quello che stiamo vedendo? È una grossa responsabilità questa qua, perché vedere uno spettacolo così ignobile, ragazzi. Io spero che infatti, Emiliano Mondonico sia già. Non so se avete notato la quantità di pubblico che c'era attorno al campo. Sì, un pienone proprio. Questo dovrebbe già chiarirvi le idee, insomma. Ecco. Vabbè, comunque, insomma, si fa anche questo. Quando si gira per l'Italia e non solo. Allora, ne approfitto. Cialtroni. Ha detto Cialtroni, io ripeto. Cialtroni, lui stava a letto comunque. Capito, lui dormiva, vabbè, ma loro dovevano carburare, insomma, allenarsi. No, scherzi, beh. Io non gioco perché veramente, cioè, adesso gli sto scherzando, loro sono persone che giocano e io sono veramente una roba a giocare, sarei una cosa veramente inguardabile. Non ce la faccio per me stesso proprio, perché non posso. Addirittura. No, beh, io sono lentissimo. O cerco di puntare l'uomo perché la palla va troppo più veloce di me e non riesco proprio. Allora rischieresti di fare dei danni ed è meglio di no, perché la squadra deve essere forte. Allora io volevo dare giusto le prossime date del Tour dei Nomadi. Reggio Emilia, 25 novembre la prossima. Danilo, tu fai segno di sì se va bene. 26 novembre Torino, Mazda Palace. 27 Genova, sempre al Mazda Palace. 30 novembre Livorno, Pala Livorno. E poi via. Non è il palazzetto che si sposta, è che si chiamano tutti Mazda Palace. Esattamente, ormai c'è, no? Perché dico, sempre a proposito Mazda di Palace, Global, è una struttura mobile. Va bene. E poi insomma sul sito nomadi.it, sul sito di Radio Italia, a Speciale Spettacoli, senz'altro insomma daremo il viaggio dei Nomadi, che sarà lungo come al solito, Corpo Estraneo e non solo, e a chiudere la canzone con la quale noi tra poco ci saluteremo, visto Beppe che era questa anche questa sera dedicata particolarmente particolarmente a Don Mazzi, che ringrazio per essere stato in sala con noi questa sera. Si è definito lui un vagabondo, quindi a lui dedichiamo questa canzone. Grazie a Giordano Casiraghi, grazie a Fabio Ricci, sono degli amici, li ringrazio per aver partecipato. Un grazie naturalmente al pubblico Nomade che c'è qui in studio e a quello che ha ascoltato e guardato il programma questa sera. Grazie di cuore, perché c'è un cuore forte. Grazie agli amici del Liceo Artistico Boccioni, non ce l'hanno fatta raggiungerci per problemi di scuola, giustamente, insomma domani alle 8 devono essere lì, e quindi però li salutiamo e li ringraziamo. Grazie a questi meravigliosi piccoli fan in prima fila, auguro loro tanti anni di Nomadi ancora, insieme ai Nomadi. Io devo andarmene, ma non finirò mai di ringraziare insomma questi giovani e bravi ragazzi che sono sempre Nomadi ma sanno sempre rinnovarsi. Grazie, e questo è Io Vagabondo, ovviamente. Ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao!
cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurro non può essere l'età. Sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere. Come sempre, lunga vita e prosperità a tutti voi. Dio vi benedica, grazie di tutto, grazie di tutto.